Abbiamo fatto bene a svegliarci all'alba. È bello. Pensavo che fosse più vicino, invece c'è ancora tanto da camminare. Qual è il portone? Devo consegnare il frigo. Via Salaria 1321, Santo Padre. 1321? E a che numero è che siamo? Al 23, Santità. Perché quando ho letto sul giornale che la vedova Crocetti non aveva il frigorifero, l'ho chiamata subito e ho detto che glielo compravo io, una cosa che ho fatto di cuore. Francamente però non pensavo di consegnarglielo di persona. Però l'immagine di lei col frigorifero sulle spalle farà il giro del mondo, Santità. Anch'io non è che scherzo con questo frigo, sono 3 ore, 76 kg di frigo sulla schiena, a quest'ora non c'è nemmeno nessuno per la strada che ti può dare una mano. Scusi, sa se passa 43 da queste parti? Il 43... E tutta la notte, che lavoro e non so come arrivare a casa. Mi scusi, allora mi dispiace. Se vuole posso vedere se posso telefonare all'ATAC. Da. E che tengo questo frigo dei 76 kg. E non è facile chiamare l'ATAC. Ecco il telefono, Sua Santità. M'han trovato il telefono. Sì. Ecco. Glielo appoggio, ecco. Sì, pronto. Perfetto. Sono Francesco. A che ora è che passa il 43 sulla Salaria? C'è una signorina che ha finito di lavorare. Mi sembra ora, non sa come tornare a casa. Ah, grazie. Puoi prenderlo? Sì. Grazie. Grazie. Perché passa tra 15 minuti. Ogni Boge, ma lei è Papa Francesco! Sì, ma chiamami pure Francesco, senza Papa. Chiamami pure. Come ti chiami tu? Ja? Jana Petrova, Rosalka, Irina, Rodica, Vaskaya, Katiushkaya. Che bello. Non c'hai un diminutivo? Tipo Papa? Niet. No. Francesco, può fare una preghiera per me, per favore? Ti giuro che pregherò per te. Appena posso il frigo, te lo giuro che la prima cosa è che prego per te. Da, non ti appoggiare così perché sennò... Grazie. Posso baciare la mano, Francesco? Sì, attenta che c'è la maniglia, prego. Спасибо большое. Спасибо большое. Ha baciato la maniglia. Che ora si è fatta? Sono quasi le 7:30, Santità. E a che numero siamo? Al 37, Santità. E non è male. In 2 ore abbiamo fatto 300 metri. Così, oh mio Signore, che... laudato sì. Oh, il Papa! Che belli! Siamo di Gieri! Che bravi! Che belli, ragazzi! Grazie! Per il Papa. Sì! Laudato ecco. Sì! Sì, bravi! Oh mio Signore, mi potete dare una mano col frigo? Sì! Oh mio Signore, laudato la fa, sì! La fanno tutta! Oh mio Signore, laudato sì! Una se mi dà... Ragazzi, perché il frigo, Papa. Sì, 76 kg, è bello la foto. Laudato sì, oh mio Signore. Sarebbe stato bello fare una foto dei ragazzi che aiutano il Papa di consegna del frigo. Santità, ho al telefono quello a cui ha regalato Larry Davidson. Dice che gli hanno rubato la sella, se potesse averne una con le frange. Ma mi dispiace che l'hanno rubata. Ma che modello era? La 883 Naked? Sì. Puoi diglielo che le abbiamo ordinate. Ci parli lei, Santità. È più bello se sente la sua voce. Ma io c'ho il frigo. Non ve dimenticate mai che c'ho il frigo sulle spalle. Glielo tengo io. Il frigo? No, il cellulare. Pensavo il frigo. Eccolo. Mettemelo. Io tengo qua, ecco, perfetto. Ciao, dimmi, e la sella con le frange, siamo sotto Natale, non le consegnano. No, non me la passare tua madre adesso, te prego. E va bene, passamela, c'ho il frigo. Mamma, salve, com'è bello sentirla.
mi riempie di gioia il cuore. Te dispiace se te richiamo perché sì. C'ho un frigo. Santo padre, cosa fa qui? E sto portando il frigo. Ah, noi stiamo andando alla parrocchia del San Salvatore. Che piacere fare un po' di strada insieme. Molto volentieri, grazie. Tra l'altro il frigo molto pesante. Potremmo condividere questo peso? No, questo peso è tutto suo. È tutto mio? Pensavo di dividere, invece... No, non ci permetteremmo mai di interrompere la sua opera nei confronti della Chiesa. Santità, lei sta facendo un lavoro meraviglioso. Sì. Lei ha riacceso i cuori dei fedeli. Non ce lo chieda. Non ve lo chiedo? Non ce lo chieda. Sì, sta male, è brutto. Abbracciamoci. Sì, attenta al frigo. Ecco, no, solo dico che... Santità, l'immagine del Vaticano era... offuscata dagli scandali. Eravamo in ginocchio. Accecati dall'ingordigia. Lontani dai poveri. E dalle sofferenze del mondo. Esatto. Diciamolo, schiavi del lusso. Sì. Ci eravamo persi. Ci sentivamo svuotati. Svuotati. Paralizzati. Paralizzati. Io sono 2 settimane che non gioco a tennis. Non è possibile. Ah, ma vai ancora al circolo di Montevideo? Ma no, lì mi hanno chiesto la quota di iscrizione. No, 3.000 euro là. Ma siamo sicuri che è la strada giusta questa? Santità, o al telefono Eugenio Scalfari. Scalfari adesso? Sì. E digli che lo richiamo, ti prego. No, ma è meglio se ci parla subito. Così possiamo uscire su Repubblica di domani, Santità. Il Papa che parla con la sinistra. Meraviglioso. È bellissimo. Meraviglioso. Meraviglioso. Ma questo qua poi mi attacca un pipone che non ti dico. Mi vuol parlare di quando era al liceo con Calvino. Io ve lo dico, non consegniamo più, eh. Glielo passo. È qua. Ecco. Carissimo Eugenio, come stai? Ah, che bella questa cosa de Calvino. Non me l'hai mai raccontata? Roma, Roma, Roma. Puoi parlare forte, Eugenio, perché non ti sento. Questa città. Sì. Unico grande. Sì. Ammedi chi ci sta. È numero uno. Abraccio, ma che ci sta a fare sulla salaria? Sto portando il frigo. E sto parlando con Scalfari contemporaneamente e non so cosa pesa di più. Ma scusa, ma che lo porti te? Mazza, non ci avete più una lira, come siete messi male, Francesco, eh? Scusa Eugenio, non posso vederti venerdì, devo portare la Renault 4 dal meccanico che ha un problema di cinghia. Ma che stiamo a fare? Ma aiutami il Papa, no? Sì, aiutate il Papa, mi date un grande conforto, ditemi quando ci siete che mollo. Sì. No, ma non può mollare. Che non molla? Non mollo? E ci sta andando e ci aspetta sotto punto e mollo. Certo, non può mollare. Non mollo? Non puoi mollare. Pensavo che potevo mollare. Non puoi mollare, ci sta andando che c'è il cugino che fa il custode a Trigoria, ci fa vedere allenamenti dal buco della rete, capito? Dal buco da rete. Apra, c'è dai una benedizione da magica, Ma non posso perché ho il telefono da una parte e il frico, non dimenticatevi del frico. Ma può dare solo de parola sta benedizione. De parola. Solo de parola. E allora te benedico de parola. Vai! Fateci l'arca che passavo. Sì, Eugenio, e io te lo dico, ho un buco domenica mattina alle 5 perché dopo devo aggiustare una tapparella a Borgo Pio. Ciao, ci risentiamo. Ciao Eugenio, ciao. Grazie, Sua Santità. Papa. Buongiorno, signora. Buongiorno. Sa per caso io dove si trova la vedova Crocetti? Io. No. Sì. Cara signora, finalmente la trovo, le ho portato il frigo, come promesso. Ah, bello. È bello, eh? Sì, ma grazie, ma che è quello? Sì, questo era quello che avevamo deciso. Ma è troppo alto, troppa roba. Ma avevamo preso le misure. Ma io non c'ho dentro casa, c'ho 2 camerette, non mi c'entra. Io vivo proprio stretta, ce lo mette pure sopra il televisore. Ma sto mammocchione, indomo un filo. Dice che è mammocchione. Ma il colore è bello però. No, pure il colore, io c'ho i piastrelle arancione, non va bene. Se vuole posso venirla a cambiare le piastrelle. Però non me lo faccia riportare indietro che è pesta. Ah, vedi questo.
A me di questo ti dicono che te porto per regalo il frigorifero, poi sbagliate pure le misure. Senti, bello, sa da far papa, fallo, impari da farlo bene, se no se ne eravamo quell'altro. Non mi prende il frigo? No, no, proprio non ci pensa per niente, no io. E rimango col frigo? Faccia come te pare, ciao bello, state bene. Ma se allora non lo prende, dobbiamo fare la salaria al contrario. Il taxi può andare, no? No, lo immaginavo. Allora noi ci giriamo e ci incamminiamo con la gioia nel cuore e un frigo sulle spalle, sapendo che poteva andare peggio, che poteva chiamare a Odi Freddi. Ah, santità, le suona il telefono? Chi è? Glielo passo. Pronto, Pier Giorgio. Io avevo scritto qualche anno fa, sì, due anni fa, un libro che si chiama, sì, Caro Papa, ti scrivo. No? E non l'ho letto. L'avevo, sì, indirizzato a Benedetto XVI. No, ma ed è un Pier lungo Giorgio, commento, ascolta, sulla fermati un attimo, introduzione al cristianesimo. Pier Giorgio.